Buongiorno a tutti e bentornati o benvenuti sul mio canale. Ho notato che è un pochettino che non mi presento, e tanti mi conoscono già, ma spero che altre persone nuove vengano a fare una visitina al mio canale. Io sono Luisa e nel mio canale troverete storie illustrate, lette da me, lette raccontate da me. E inventate e disegnate in toto da mio padre Paolo. Amo molto gli animali, sono vegetariana e nel mio canale troverete anche contenuti proprio dedicati agli animali, sia nelle storie che tante volte parlano di animali, che in alcuni video a parte. Bene, detto questo, vi invito ad iscrivervi se lo vorrete e a lasciare un bel pollice in su. Volevo anche in questo breve video salutare qualcuno di voi. In particolare comincerei da Ausilia Donno, alla quale mando un grossissimo bacione. Sta attraversando un momento un po' particolare e volevo esprimerle tutta la mia vicinanza e il mio affetto. Se volete fate un giretto sul suo canale, lo troverete proprio col suo nome, Ausilia Donno. Volevo poi fare un grosso in bocca al lupo a Max, Max, Y maiuscolo T maiuscolo YouTuber a 50 anni. Quando imparerò a lasciare il link dei canali lo farò. Per adesso accontentatevi dei saluti vocali. Volevo fargli un grossissimo in bocca al lupo per il suo canale avviato da poco, che sta già andando molto bene. Se volete fate un giretto anche da lui. Max, Y maiuscolo T maiuscolo a 50 anni. Ha dei contenuti molto vari, molto interessanti e anche lui ha pubblicato di recente dei video sugli animali molto carini. Andate a fare un giretto. Per finire, volevo salutare due grandissimi amici, cioè Angie Mango e Gigi, Gigi, Gocce di Verità di Gigi, è il suo canale. E quello di Angie, sotto Angie Mango. Sono due carissimi amici, andate a visitare i loro canali, Gocce di Verità di Gigi e Angie Mango. Sono simpaticissimi, ve lo posso assicurare. E quindi mando un grossissimo saluto, un grossissimo bacio anche a loro. Bene, ora parliamo di progetti. Oltre alle mie storie che continueranno, ce n'è una nuova di pacca in cantiere che sarà strepitosa, divertentissima. È iniziata negli anni 90, alla fine degli anni 90, e ripresa proprio in queste settimane da mio padre Paolo. Sarà veramente strepitosa, ma quella andrà un po' in là perché è ancora in cantiere. Avevo in progetto di fare un home tour della bellissima casa sul lago di Como, nella quale peraltro nascono tutte le storie illustrate che vi racconto, disegni e testi, nascono tutti in questa meravigliosa casa, che volevo farvi conoscere. L'avrei fatto in due parti, una parte per il giardino e una parte, per gli interni. Fatemi sapere magari giù nei commenti se la cosa vi può interessare. Bene, io concluderei qui questo breve video. Vi saluto, ve l'ho già detto all'inizio, ma non fa mai male. Se volete, iscrivetevi al canale, lasciate sempre un bel pollice in su. Se volete lasciare un commento mi fa piacere. E io vi do appuntamento con la terza parte della storia di Jack e di Gianandrea. Un bacio a tutti e buon pranzo, vista l'ora.